però posso vedere che tipo di partita si aspetta da parte della Roma, visto che Andrea Azzoli, dopo la sconfitta iniziale della Samp, poi come diceva Lino, hanno vinto 4 volte e hanno pareggiato 1. Però fuori casa hanno sempre preso gol. Sì, però hanno anche vinto, però quello che voglio dire è questo. La Roma gioca, voi l'avete visto, io stimo Zeman come mister, è stato sempre un'icona nel nostro calcio, però a volte guarda il caso, no? Andrea Azzoli, che è un grandissimo professionista, io l'ho conosciuto, è stato sempre un uomo silenzioso, gli è andato questa, allora a patata bollente, perché la Roma veniva da risultati non eclatanti, questo non dovuto né all'allenatore, ci sono momenti delle annate che vanno come vanno, c'è stato questo cambio e io credo che i giocatori della Roma giocano con il sorriso sulle labbra, giocano con la gioia di correre e questo va dato atto ad Andrea Azzoli, che ha dato questa serenità, forse ha capito la chiave di lettura di questa squadra, e quando li vedete giocare, io che tra settimana ho visto un po' di partite, un po' di flash di partite giocate alla Roma, vedi che giocano proprio con la voglia di andare sempre, di divertirsi. Non c'è oltretutto, togliendo un po' una parvenza dietro di uomini che si fermano, però è un continuo movimento, un continuo girarsi, un continuo buttarsi dentro. Se voi pensate che Perlotta prima non giocava e adesso è diventato di nuovo un giocatore importante perché non dà punti di riferimento insieme a Florenzi, Lamela, lo stesso Marchigno, Totti, hanno trovato la strada giusta per essere una squadra che si diverte e sta vincendo, e noi troveremo una squadra di grandi campioni e dobbiamo cercare di essere, rispetto a prima, un pochettino più coesi, una squadra che sta più vicina, una squadra che sa che se un compagno è saltato c'è sempre un altro che può aiutare, e questo è il gioco di squadra. Zaffarini cosa ti ha detto quando l'hai incontrato l'anno fa? Presidente è venuto a farci la visita, sono 2 settimane che sono qua, però credo che quando c'è un figlio che è malato, sicuramente il papà con il capezzale cerca di accarezzarti, sicuramente sa che è una malattia abbastanza grave, ma come tutti i genitori pensa che ci possa essere la medicina giusta per poterlo guarire. Passiamo qui. C'è un modo per fermare Totti? Totti intanto bisogna fargli i complimenti e gli auguri per questi 20 anni di Serie A, un giocatore che gioca 20 anni di Serie A. Il nostro campionato vuol dire che non è solo un calciatore, è un grande uomo. Fermare Totti, io credo che è una squadra che deve giocare contro Totti, come dovrebbe giocare contro qualsiasi altro giocatore importante. Sicuramente dove ci sarà lui ci deve stare più attenzione, ma questo fa parte poi della gara. Visto che lui stesso ha fatto quel paragone, noi illuminatori, cercatori d'oro, eccetera, eccetera, e più mentalmente proprio disposto a rischiarsela, farlo anche in termini tattici, no? Quindi vuol dire magari attendere di meno, pressare di più per mettermi in difficoltà, o la sta preparando per cercare insomma di ripartire, di non... Io parto da un concetto, le squadre devono avere equilibrio. Io, se voi guardate la formazione della Roma, chi è la punta della Roma? Quante punte giocano la Roma? 0. Il calcio è fatto di tante sfaccettature, il calcio è fatto di concetti ed è fatto soprattutto di equilibri. Noi siamo ultimi in classifica. Beh, a me mi verrebbe da ridere dire ma andiamo tutti all'attacco, facciamo. Questo bisogna farlo molto, molto prima. In questo momento noi dobbiamo cercare intanto di non prendere gol, che è la cosa più importante. E poi dopo cercare di interpretare la partita con il modo in cui abbiamo lavorato in questi 10 giorni. Basta. Perdonami il passaggio individualista che sono attivo da molto, però adesso in quale modo un tipo di schieramento e un tipo di giocatori.
Il Palermo ha giocato in tutti i modi. Appunto, cioè, purtroppo la classifica. Mi dovete dire voi. Nessuno è andato bene. Tu hai... Non lo so se è andato bene, perché sicuro che ci sono state partite che. Lo dice la classifica, lo dice il numero di gol. Poi alla fine le statistiche sono importanti per questo. Tu hai alcuni giocatori che hai avuto modo appunto di osservare meglio durante la settimana che sono stati poco utilizzati, diciamo, nell'ambito della stagione. Faccio così un po' di minuti di Viola, che tu adesso hai conosciuto meglio. È meglio, non è il caso di lanciare giocatori che possono avere un successo nuovo, che è meglio avere un assetto stabile, oppure sono un gioco anche loro per essere provati? Io credo che tutti i giocatori che fa parte di una rosa, questo per il mio modo di pensare, anche se a volte non riesco a capire come si possa pensare in modo diverso, tutti i giocatori che fanno parte di una rosa devono essere sempre pronti, perché in qualsiasi momento può entrare in campo. Il fatto di essere schierati poco o tanto di più, o Fowling è arrivato a gennaio, cioè devono essere ragazzi, ognuno c'ha proprio, intanto ognuno ha una propria storia e credo che sia molto importante conoscere le storie dei giocatori. E poi un allenatore deve attingere a secondo del momento, a secondo anche di quello che un giocatore ha, che ha avuto, oppure a secondo anche delle responsabilità che una squadra ha, perché è importante. Si arriva a essere in una posizione classifica così, sono delle responsabilità, a parte di tutti, chi più chi meno, ed è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Sì, io devo chiedere, nella Roma rientra destro, quantomeno in panchino, un giocatore che l'anno scorso con te ha fatto abbastanza bene. Hai trovato delle analogie quest'anno con Dybala, un altro giocatore che cerca l'esplosione nel campionato italiano? Ha fatto abbastanza bene, mi sembra poco. Diciamo che ha fatto benissimo, perché si è diventato il giocatore più importante del calciomercato, credo che abbia fatto benissimo. Ha fatto 12 gol, sono tanti per un ragazzino. Sicuramente poi la differenza poi è un'altra, che è un conto giocare in una società che deve salvarsi, è un conto giocare con una squadra che deve vincere. I campioni sono diversi, i giocatori di concorrenza diversa, e ho avuto un infortunio, però sicuramente Destro ha dimostrato di essere un giocatore importante. Dybala è un giocatore che è arrivato, è stato catapultato in un campionato che forse tutti dimenticano che non sarà il più bello, ma è sicuramente il più difficile. E tutti quando arrivano qui la prima volta qualche difficoltà la trovano. Ha delle doti incredibili, però sicuramente qualcosa ha pagato anche lui. Mi auguro che col tempo, dato che è stato un investimento, possa diventare un giocatore del Palermo importantissimo. Poi l'ultima cosa, ieri Sabatini in un'intervista ha praticamente detto, consigliato al presidente Zaffarini di ripartire in qualsiasi categoria con il tuo Perinetti Sannino. Sono delle parole che comunque ti hanno fatto piacere. Ma sai, le parole del capo, fa piacere perché a volte il direttore lo conosco e credo che sia un personaggio così e parla in questo modo. Pensa che conosca i professionisti, poi dopo il fatto che Zamparini debba o non debba ripartire con Perinetti e Sannino, questa è un'altra storia, però sicuramente fa piacere che un addetto ai lavori quale Zamparini ha un'idea, sicuramente è piacevole, però la vita è un'altra, la storia è un'altra, Sabatini sta godendo con la Roma giustamente i risultati che sta ottenendo. Sannino e Perinetti stanno vivendo un'annata che forse non si aspettavano inizialmente, però è così e dobbiamo vivere il momento. Il momento dice che abbiamo poco da sorridere e pensare anche a esternazioni felici, come ha detto Sabatini. Cioè, io lo ringrazio, ma se devo pensare a un qualcosa, penso a un'annata che sicuramente non mi sarei aspettato di poter vivere in questo modo e mi sarei aspettato di poter dare da parte mia un contributo migliore e maggiore a una città straordinaria come Palermo. Io l'ho sempre detto, anche al di là dell'allenare o meno, una città come Palermo per un allenatore è incredibile poterci venire a lavorare, perché dà la possibilità di lavorare, possibilità anche in momenti difficili. Siamo ultimi in classifica, però io vedo quando si è in giro, anche se c'è questa delusione, sono sempre innamorati della propria squadra e ti aiutano anche da ultimi. Mister, ce la facciamo, dai, speriamo, mister, facciamo. È una città vivibile, godibile, una città che merita sicuramente la Serie A.